La Bulletproof Software fu un'azienda nata con l'intenzione di porsi come un ponte tra Occidente ed Oriente. Inizialmente doveva portare in Giappone dei giochi di ruolo, ma negli anni successivi il suo ruolo divenne sempre più importante fino a collaborazioni con Nintendo e ad assumere all'interno del suo staff una leggenda del game design come Alexey Pajitnov. Se qualcuno non dovesse conoscere questo nome, beh, basti sapere che si tratta dell'autore di Tetris, quello originale. Uno dei simboli del videogioco in assoluto, ma il povero Pajitnov, purtroppo, a causa della mancanza del diritto d'autore in Russia, non poté monetizzare dalla sua straordinaria invenzione, la quale assurse a tale notorietà forse anche perché i maggiori publisher mondiali rubarono l'idea per implementarla in una moltitudine di videogiochi. Pur non prendendo alcuna royalties dai Tetris pubblicati, Pajitnov divenne comunque famoso e il suo nome poteva essere speso proficuamente per la pubblicazione e la realizzazione di altri videogiochi. Fu così che entrò in contatto appunto con la Bulletproof Software, per la quale nel 1990 realizzò Hatris, una variante dello stesso Tetris. E la prima pubblicazione di questo videogioco fu ad opera della Video Systems, che ne realizzò un coin-op. A vedere le immagini non si può sostenere altro che il gameplay sia autoesplicativo. In basso nello schermo abbiamo sei volti, sei teste per la precisione, ognuna delle quali sarà destinata ad ospitare, a indossare, una moltitudine di cappelli. Il segreto per assegnare punti e avanzare nel videogioco è quello di impilare cappelli in unità di 5, uno sopra l'altro. A quel punto essi verranno eliminati creando spazio e tenendo il giocatore lontano dalla linea rossa sullo schermo che segnerebbe un tristo game over. A dirla tutta, i punti di contatto con Tetris non sono poi così tanti. Abbiamo ancora una schermata fissa, divisa in due parti per consentire ad un secondo giocatore di partecipare alla partita. Abbiamo dei pezzi a caduta che lentamente o più velocemente potranno muoversi verso la parte bassa dello schermo, mentre lì dove erano spuntati compare subito una anteprima su quelli che saranno i prossimi due cappelli in uscita. Ciò per consentire ai giocatori più avanzati di pianificare per bene le proprie strategie. La differenza più sostanziale rispetto a Tetris, quella che modifica in maniera più concreta il gameplay, è che l'interazione tra i vari pezzi è limitata soltanto alla caduta. Essi infatti avanzeranno a coppie, uno di fianco all'altro, e premendo l'unico tasto disponibile potremo invertirne la posizione. Ma nient'altro, una volta posizionati, i cappelli non interagiranno con quelli al loro fianco. Come è facile intuire, queste due unità si staccheranno una volta che una di esse avrà raggiunto una colonna di cappelli, sulla quale si posizionerà liberando la rimanente, che potrà essere spostata singolarmente a piacimento. È importante capire subito come questi cappelli si combinano fra di loro. I cilindri, per esempio, sono molto alti, tuttavia una volta messi uno sopra l'altro, creano soltanto un piccolo ingombro ulteriore. Idem per quelli da mago, mentre un pezzo più avanzato, come le corone, si incastreranno male tra di loro, ingombrando lo schermo e creando più pericolo per il giocatore. La condizione peggiore, ovviamente, è quando pezzi diversi vengono impilati uno sull'altro. Con lo spazio che si ottimizza male, è il giocatore che si avvicina molto più pericolosamente alla fine della partita. Ci sono anche degli aiuti, per fortuna. Infatti, dopo un tot di pezzi, arriverà anche una fiammella, che può essere di due tipi. Quella rossa brucerà tutti i cappelli dello stesso tipo che toccherà nella stessa colonna, mentre quella blu, molto più rara, brucerà l'intera colonna di cappelli. Tra un livello e l'altro, per concludere, potremo accedere alla vendita di uno dei copricapi a nostra disposizione. Selezionandone uno, vedremo scomparire tutte le unità di quel genere sullo schermo, ma è bene ricordarsi che non potrà essere effettuata la stessa scelta alla vendita successiva. Nella sua semplicità, Tetris è un videogioco molto gradevole, molto riuscito, che ebbe una certa diffusione anche nelle sale giochi italiane. Le sue musiche e la sua grafica sono simpatiche nonostante la pochezza di elementi. E come per tantissimi puzzle game, le sue meccaniche semplici ma immediate vennero subito riconosciute come molto interessanti per un'eventuale vendita su console. E così vennero realizzati dei port che analizziamo, cedendo la linea ad Ansia la conversione. Beh,
Ben arrivati ad Ansia da conversione, ed anche se Atris non ha goduto di tantissime conversioni, è giusto fare un piccolo focus su quelle che sono arrivate nei negozi. Su Game Boy, dopo la simpatica schermata iniziale si passa ad un menu di selezione delle opzioni che ci permette di avere la musica in gioco oppure di selezionare le difficoltà e le impostazioni dello shop. Come abbiamo già visto molte volte per quanto riguardava le conversioni su Game Boy, le dimensioni dello schermo giocano un ruolo non secondario, infatti è difficile leggere l'azione su Atris. È stato scelto di mantenere una generosa barra di stato sulla destra dello schermo e tutta l'azione si svolge soltanto in un riquadro. Per recuperare un po' di spazio, la Bulletproof Software ha deciso su questa versione di non inserire le teste a ricevere i cappelli, i quali si posizioneranno automaticamente sulla base dell'area di gioco. Se ne perde in simpatia, probabilmente si guadagna qualche cosa in funzionalità, ma rimane molto complicato avere una lettura veramente chiara di quello che sta accadendo sullo schermo. Soprattutto è difficile individuare il numero di cappelli già impilati. E nelle fasi avanzate non sarà neanche così semplice ed immediato distinguere i vari pezzi presenti. Di buona invece c'è la nuova colonna sonora di Hiroshi Suzuki, che sfrutta per bene le caratteristiche del Game Boy. Per completezza era giusto parlare anche di questa edizione di Atris, ma sicuramente non è consigliabile per riscoprire oggi il videogioco. Ma passiamo ad altro. Sembra Chuck Norris, ma probabilmente non lo è, questo simpatico uomo nella schermata iniziale di Atris per Nintendo NES. Carino anche l'I Love Atris disegnato sulla staccionata. Anche qui abbiamo una schermata delle opzioni, meglio disegnata che su Game Boy, più dettagliata quantomeno, con un jukebox, lo shop, lo stage, per selezionare difficoltà e presenza o meno della musica. Passando all'azione, notiamo, proprio come su Game Boy, che neanche questa volta sono state inserite le teste a ricevere i cappelli. Se su Game Boy questo era abbastanza comprensibile vista la piccolezza dello schermo, è meno piacevole ritrovarsi nella stessa situazione sul Nintendo NES. Tuttavia il gameplay presenta anche in questo caso le stesse meccaniche. E poi i cappelli sono molto più riconoscibili e definiti, e in alcuni casi personalizzati, infatti quello verde ricorda abbastanza quello indossato da Link in The Legend of Zelda. Hiroshi Suzuki ritorna anche per quest'altra conversione, riadattamento della musica, svolgendo un altro buon lavoro. In ogni caso fa davvero piacere che vi sia l'opzione per spegnere la musica, perché dopo un bel po' di partite, soprattutto se il gioco piace, diventa abbastanza insopportabile la melodia. L'ultima conversione di Atris, realizzata sempre dalla Bulletproof Software, ma stavolta pubblicata dalla Macro Cabin, è per PC Engine. Tra l'altro, se per Game Boy e per Nintendo NES erano state realizzate cartucce per il mercato occidentale, per questa PC Engine abbiamo l'unica edizione giapponese. Abbiamo velocemente intravisto il menu delle opzioni, più sobrio rispetto alle piattaforme Nintendo, mentre la grafica della fase di gioco vera e propria è davvero simile, in questo caso al coin-op. Ricompaiono le teste, i cappelli sono più dettagliati, con un'ottima colorazione, ma una differenza visibile c'è. Infatti lo schermo non è più diviso in due parti, perché non è prevista l'opzione per giocare in due, ma questo rende più facile apprezzare la bontà dei disegni degli oggetti su schermo. Una differenza molto avvertibile però c'è anche nel gameplay, e questa è un po' una sorpresa. Quando i pezzi cadono, infatti, potremo, come sulle altre piattaforme, premere la croce direzionale verso il basso per accelerarne la caduta. Se sulle altre piattaforme, sul cabinato, c'era effettivamente un'accelerazione di essa, su PC Engine c'è uno scatto istantaneo degli stessi verso la prima colonna di contatto. Anche se questo non incide sulle meccaniche e probabilmente ottimizza i tempi, l'effetto è un po' straniante, soprattutto per chi si era abituato alla vecchia maniera. Soprattutto non è più possibile effettuare delle correzioni in corsa mentre i pezzi sono in caduta. E questo ovviamente richiede al giocatore di essere ulteriormente preciso nelle sue decisioni. Anche su PC Engine le musiche sono realizzate da Hiroshi Suzuki, e credo che non ci sia davvero altro da dire su Atris.
ancora valido oggi per essere fugacemente giocato, e spero che abbiate avuto piacere nel ricordarlo grazie a questo video o a conoscerlo se avete mancato la sua presenza nelle sale giochi nostrane. Come sempre vi ricordo che se gradite il mio lavoro potete supportarlo tramite Patreon o PayPal seguendo i link presenti nella descrizione al video, oppure potete semplicemente condividerlo. A presto, al prossimo video!